Quel libro, Solo i malati guariscono, è nato non per esercizio accademico, ed è vero, ma è nato con una nota dolente, con una sofferenza, con una ferita. È un'esperienza mia di dolore personale che in una certa misura forse traspare anche da quelle pagine, che è l'esperienza del dolore che ho vissuto io vivendo il terremoto all'Aquila nel 2009, che è la mia diocesi di origine. Ecco, toccando con mano quella sofferenza, ho toccato con mano la mia umanità, la mia pochezza, e sono stato costretto ad accorgermi che io non tenevo sotto controllo la mia vita e che Dio era completamente diverso da come me l'ero immaginato, perché quando uno deve immaginarsi Dio se lo immagina bene, se lo disegna bene, perché se deve corrispondere a quello di cui io ho bisogno, Dio è esattamente quello che dovrebbe rassicurarci più di tutto. È uno che dice: stai tranquillo, a te le cose brutte non succederanno mai, a te la sofferenza non succederà mai, a te la contraddizione del dolore non succederà mai. Poi, quando tutto questo accade, la domanda che ti nasce dentro è: allora forse Dio non esiste? O se esiste, forse non è così buono? O forse ero io che mi ero disegnato Dio a mia immagine e somiglianza. E quindi la mia conversione personale è stato accettare di cancellare tutto quello che mi ero costruito di Dio e cominciare a mettermi in ascolto del Dio di Gesù Cristo, che mi parlava anche attraverso la sofferenza, anzi, soprattutto attraverso la sofferenza. Perché credo che tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo resi conto che c'è una credibilità che nasce dal dolore, una credibilità, cioè quando una persona soffre è tremendamente con i piedi per terra. Non valgono più le chiacchiere, le filosofie, i ragionamenti, quelli che sanno di perdita di tempo, perché quando una persona soffre vuole andare al succo delle questioni, vuole toccare il senso e non gli interessa più tutto il contorno. Qualcosa del genere mi è accaduto anche a me, e allora ho dovuto cancellare completamente il cristianesimo così come si era sedimentato dentro di me, e ho lasciato che il Signore lo rimettesse di nuovo dentro di me, secondo una priorità e secondo un racconto di cui io stesso ancora oggi ne rimango uno spettatore. Per far questo, il Signore ha dovuto però demolire in tutti i sensi. Io non lo so il perché del dolore, della sofferenza, non so il perché del dolore che abbiamo vissuto all'Aquila, del dolore che hanno vissuto 50 km più avanti ad Amatrice, centinaia di persone schiacciate, bambini, famiglie, giovani, persone di passaggio che magari proprio quella notte si trovavano in maniera sbagliata lì e sono morte. Non è che la mia conversione mi ha donato una risposta. Il dolore ha cambiato me, non le mie risposte. Ha cambiato me. Ha cambiato le mie domande. Perché forse è più facile chiedere a Dio di rispondere alle nostre domande che farci queste domande noi e dire chi voglio essere io davanti a tutta questa storia. Sapete, io mi sono sempre più convinto che la maniera che Dio ha di amarci è veramente una maniera sana. Perché quando uno ti ama, non ti evita le cose. Un buon genitore non è uno che evita la vita al figlio, che gli evita i problemi. Penso che tutti voi siete d'accordo con me che quando un figlio vive una difficoltà ed è sempre il padre e la madre a risolvergli quella difficoltà, quel figlio avrà una difficoltà risolta, ma lui crescerà molto insicuro e molto incapace. Perché sono le difficoltà che ci fortificano, che tirano fuori anche qualcosa di noi stessi, tirano fuori il meglio di ciascuno di noi. Un buon padre, una buona madre, è uno che ti vuole bene al punto di dire: non ti evito quello che ti sta per succedere o che ti sta succedendo, non te lo evito,
ma io mi fido che tu sei in grado di affrontarlo. Mi fido. Mi fido che tu puoi gestire questa crisi. Questo atteggiamento eccessivamente protettivo, che vuole sempre evitare, fa crescere dei figli che non hanno problemi, ma non hanno nemmeno felicità. L'amore vero è un amore che non ci evita mai la vita, né la sofferenza. L'amore vero non ci dà nemmeno le spiegazioni del perché della sofferenza. L'amore che Dio ha nei nostri confronti è un amore che dice: io non ti spiego perché, ma io mi fido che tu sei in grado di stare davanti a questa cosa. Tu sei capace, tu puoi attraversare questo buio. Ce la puoi fare. È un Dio che ci incoraggia, non un Dio che spiega. È un Dio che ci spinge a fare un'esperienza, non uno che si siede a tavolino e svela le carte. Perché anche se qualcuno ci svelasse le carte, non risolverebbe il nostro vero problema, perché la maggior parte delle cose che contano nella vita contano perché tu ne hai fatto esperienza. Il Papa ha un'espressione bellissima, dice: la realtà è superiore all'idea. Che bella questa cosa. Sta dicendo che le cose che esistono valgono di più delle idee. E non che le idee non servono a niente, ma le idee servono come delle coordinate, ma non possono essere in sostituzione alla realtà. Immaginate di fare un viaggio e di avere il tom-tom, no? E uno dice: non c'è bisogno che faccio il viaggio, ho il tom-tom che c'ha tutto l'itinerario. Ma il tom-tom ti serve a guidarti nel viaggio, non a sostituirsi al viaggio. A volte le spiegazioni noi le usiamo per non fare nessun viaggio, ma le idee non servono a questo, servono a guidarci in un viaggio, non a togliercelo. Visitare un paese bellissimo non può essere sostituito da National Geographic, che per quanto tu possa guardare quello spettacolo in HD, non è come esserci. Provate ad abbracciare vostro figlio in televisione. Ma che fate? Vi abbracciate allo schermo HD? L'amore è una cosa che si nutre di esperienza, non dell'idea di un'esperienza. Ecco, Gesù Cristo ci ha insegnato questa, che è la logica dell'incarnazione. Ci ha insegnato che tutto quello che ci serve per vivere, per essere felici, è nella realtà, non nella nostra testa, e basta. Cioè esiste, e a volte esiste così tanto che tu non riesci a capirlo, ma puoi farne esperienza. È una cosa che non vedi, ma che senti. È una cosa che non riesci a chiuderla in una formula, ma che ne avverti il sapore. Questo è il Vangelo. Il Vangelo non è dare le risposte a tutto, ma rendere possibile la vita di tutti. Nel Vangelo tu non trovi la risposta, trovi la possibilità di vivere. Non trovi la spiegazione della tua vita, ma trovi qualcuno che dice che è possibile la tua vita. Non trovi la formula della felicità, ma trovi uno che dice: esiste la felicità e tu sei capace di essere felice. Sono tutti buoni a essere felici quando le cose vanno bene. Il Vangelo ti insegna che la felicità esiste anche quando le cose non vanno bene. Se Dio è vero, non è vero solo quando tutto va bene e il sole splende. Se Dio è vero, deve essere vero anche quando è buio. Se è vero, deve essere vero anche quando soffri, quando sei nel cuore di un terremoto, e ciascuno di noi ne ha qualcuno, quando ti trovi a non capire più niente. È vero in quel momento, perché se non è vero in quel momento, allora non è Dio. Tutto il Vangelo e tutta l'esperienza cristiana è un dirci costantemente che Dio è vero, ed è vero soprattutto quando tutto è contro di Lui, come il dolore, la sofferenza, la croce. Come può permettere il Padre la morte del Figlio? Come può questo? Eppure la manifestazione più grande dell'amore del Padre è nella croce del Figlio. Sapere questo spalanca dentro di noi un orizzonte,
Non dobbiamo sbarazzarci della vita, non dobbiamo dire qui sì e qui no. È un periodo della mia esistenza in cui mi sono affezionato tantissimo a un salmo che dice questo: se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Aspetta, com'è possibile? È sicuro che Dio è in cielo, ma negli inferi? No, no, no. Questo salmo dice così: se salgo in cielo, là tu sei. E se scendo negli inferi, eccoti. Nel posto dove tu pensi che Dio certamente non c'è, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, cioè se me ne scappo, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra, dice questo salmo. Se dico attorno a me sia la notte, cioè se scelgo volutamente il buio, dice questo salmo, la notte per te è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Non c'è un frammento della nostra vita dove Dio non c'entri. Non c'è una parte della nostra esistenza che subiamo o di cui siamo responsabili in cui il Signore non è presente, è lì. La nostra capacità non è dire devo arrivare al giorno così incontro il Signore. No, devi aprire gli occhi nel buio accorgendoti che Lui è presente lì. Mi ha colpito una volta leggere tra gli scritti di Freud, voi sapete che Freud non era credente, un racconto bellissimo. Era la descrizione di un problema che aveva sua nipote, una nipotina che aveva paura del buio. Allora la figlia di Freud cercava di educare la figlia a non avere, la nipotina di Freud, a non avere paura del buio. E quindi un giorno dormi nel lettone di mamma, ma mica puoi passare il resto della tua vita nel lettone di mamma, e mica possiamo lasciare sempre la luce accesa. Allora io sto un po' con te, poi spengo la luce. Sentite che dice questa bambina: spegni la luce, ma tu parlami nel buio, perché le tue parole per me sono come una luce accesa. Cioè dice, io accetto il buio anche se ho paura, se so che ci sei tu. Guardate che questo è il cristianesimo. Il cristianesimo non è Dio che accende sempre la luce, non è avere la chiarezza su tutto, ma sapere che anche quando non abbiamo nessuna chiarezza, quando abbiamo tantissima paura, Lui ci parla in quel buio. Quella è la nostra luce, Lui che ci parla nel buio. Se tu sei disposto ad ascoltarlo in quel buio. Ecco perché quel libro non nasce come un esercizio accademico, ma è la raccolta di parole nel buio, le mie parole nel buio, le parole che ho ricevuto io nel mio buio. Io credo che questa educazione alla sua presenza, non alla sua visione, sia proprio quello che a noi manca a volte. Quando Dio ha cominciato a parlare, il primo uomo nella storia è stato Abramo. Non è apparso ad Abramo, ha parlato ad Abramo. Abramo si sentì rivolgere questa parola: vattene dalla tua terra e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Interessante questa cosa, cioè Dio per entrare nella vita di quest'uomo gli parla. Dio è parola, è una compagnia, una presenza invisibile nel senso che non vedi, ma una presenza vera perché senti. Noi come italiani possiamo sfruttare queste due parole, eh? Dio non lo vedi ma lo senti, e sentire non è solo un fatto di orecchio, eh? Io sento che ci sei, è una cosa che coinvolge tutta la nostra persona. È un'esperienza della sua presenza molto più profonda. Quando tu capisci questo, allora cominci a fare pace con il buio. Allora sei disposto a scendere nel tuo buio. Perché dentro di noi c'è un sacco di buio, eh? Allora sei disposto a calarti in tutte quelle parti della tua vita che tu cerchi di tenere chiuse in cantina, di non affrontare. Cerchi di aprire tutte quelle zone oscure
dove tu dici certamente lì non c'è Dio e certamente lì non sarò felice. Non è vero. Fallo entrare. Pensate a un sacramento, che è il sacramento della confessione. Ma voi credete davvero che il Signore ha bisogno che gli diciamo noi i peccati? Pensate che non li conosce già? Ha bisogno dell'elenco mio. Ma guardate quanto è rispettoso. Se tu non lo fai entrare in una parte, lui non entra. Se tu gli apri la porta, lui entra. Anche se sa che c'è là dentro. Immaginate che il Signore dice, fammi entrare lì. No, Signore, là no, Là è proprio brutto. Fammi entrare. No, lì no, lì non apriamo. È lì che ci blocchiamo, capite? Perché abbiamo messo un argine all'esperienza della misericordia, che è l'esperienza di una presenza in quel buio. Una ferita, un peccato, un dolore, una contraddizione, qualcosa che non riusciamo più a dire. Lì vuole abitare il Signore. Pare che lui provi un gusto particolare ad essere proprio lì dove tu non ti aspetti che egli sia. Perché Dio, se Dio fosse prevedibile, sarebbe prendibile, ma Dio è imprevedibile. Pensate all'esperienza della risurrezione. Ditemi, che cosa c'è più rassicurante di un cadavere chiuso dentro un sepolcro? È brutto, Gesù è morto, però quanto è rassicurante sapere che lì c'è Gesù. Morto, però c'è, bello sigillato, chiuso. L'esperienza della risurrezione è una crisi, perché tu pensi di trovarlo, vai lì e non trovi più niente. La risurrezione inizia con la constatazione di un'assenza. Il che significa che a te può succedere di pregare e di non trovarlo. E poi di fare la spesa nel supermercato e di sentire in un istante l'amore di Dio. Dici, Signore, ma sono appena uscito dai banchi della chiesa, che ci fai qua nella corsia del supermercato? Sono Dio! È imprevedibile, è imprendibile. Ha trasformato tutta la nostra realtà, tutta la nostra vita in un luogo possibile dove noi possiamo incontrarlo. E lì proprio dove tu dici non c'è, lui c'è. Perché vi sto dicendo tutto questo? Perché io mi sono accorto che la lettura che noi diamo a volte del cristianesimo o del Vangelo è una lettura che si ferma semplicemente a prendersi qualche comandamento, no? qualche direzione. Che cos'è il cristianesimo? Beh, comportati bene. Sii buono, di le preghiere, segui i precetti. E voi pensate che tutto questo possa bastare nella vita di una persona? Che cosa rispondo a quella mamma che mi ha detto qualche settimana fa? Noi a messa la domenica ci andavamo tutti, con i miei figli. Pregavamo pranzo e cena. Il mese di maggio dicevamo il rosario insieme. Ora, perché si è preso mio marito? Perché? È questo che non funziona quando tu pensi che il cristianesimo sia questo. Allora è lì che il Signore deve diventare più vero. Proprio quando sfugge da tutto questo schema che ci siamo costruiti noi per rassicurarci. Quando tu accetti questo, ti rendi conto che la tua condizione da privilegiato è esattamente la tua malattia. Noi consideriamo il nostro essere umani una malattia da cui guarire. Noi passiamo tutta la vita da voler guarire dall'essere umani. Perché soffriamo? Dici, come devo fare a non soffrire? È semplice, aspetti di essere umano. Ma come faccio a non soffrire più nel rapporto con i miei figli? Guarda che semplicissimo, non amarli. Tu smetti di amarli e vedi che smetti di soffrire. Guardate che a volte la guarigione da questa malattia che si chiama umanità corrisponde alla nostra morte. E che forse dobbiamo cambiare lo sguardo noi, non dobbiamo più considerare una malattia la nostra umanità, perché Cristo si è fatto uomo per dire a ciascuno di noi che questa cosa così fragile
come la nostra umanità, non è proprio una cosa brutta. Forse è una cosa dentro cui imparare a guardare e imparare a guardare alla maniera di Cristo. Capite allora che quando noi veniamo e frequentiamo i sacramenti o ascoltiamo la parola di Dio, è come se ci esercitiamo a guardare così come Cristo guarda la nostra umanità, ad entrare lì dove normalmente noi non siamo capaci di entrare. Cioè, noi dobbiamo costantemente essere disposti a rinunciare all'idea che ci siamo costruiti e a lasciare che Cristo costruisca dentro di noi la realtà così come essa è. Ora, detto questo, voglio aggiungere solo un piccolo dettaglio, altrimenti vi tedio. Che cos'è che dà gloria a Dio? Questa è una cosa che mi sta veramente tanto a cuore. Che cos'è che dà gloria veramente a Dio? Io penso che qui sono presenti delle mamme, dei papà. Uso il loro esempio per dire che quando penso all'amore penso sempre a quell'amore viscerale non sempre sano, che una madre o un padre possono provare nei confronti di un figlio. Ma quando una mamma che funziona o un papà che funziona amano davvero, sapete che cos'è che li rende felici? Non quando i figli realizzano i sogni che tu ti sei fatto su di loro, ma quando vedi i tuoi figli felici, anche se stanno facendo una cosa che tu non avevi assolutamente immaginato, li vedi felici, questa cosa ti riempie di gioia. Che cos'è che rende felice una persona che ama? La felicità della persona che sta amando. Che cos'è che dà gloria a Dio? La nostra felicità. L'unica cosa che rende culto a Dio davvero è che io sono felice. Se io non sono felice, ma prego, vado a messa, faccio tutto quello che devo fare, tutto questo non è gloria a Dio, perché la gloria a Dio è il tentativo di essere felici nonostante tutto, cioè di sperimentare una pienezza nonostante tutto, perché la felicità di cui io parlo non significa sorridere, non avere problemi, no, è una felicità di dire ne valsa la pena, anche se è difficile, è pieno di senso tutto questo, anche se fa male. Questa è la felicità. Capite allora che essere felici è una responsabilità nei confronti di Dio, non nei confronti di noi stessi e basta. Quando diciamo che dobbiamo imparare ad essere felici è perché vogliamo imparare a dare culto a Dio. Quando io mi realizzo davvero, umanamente parlando, non mondanamente parlando, ma umanamente parlando, e voi sapete che una persona si realizza umanamente semplicemente quando impara seriamente ad amare. Quando uno ha imparato ad amare, può avere 10.000 problemi, fondamentalmente è una persona felice. Può affrontare tutti i problemi se ama e si sente amato. Questa è la felicità che ci dona Gesù Cristo. Questo dà gloria a Dio. Se usate questa chiave di lettura per tutto il vostro cristianesimo, dice perché devo andare a messa? Perché è precetto? No! Perché devo essere felice e lì posso imparare forse ad essere felice, perché è l'unica cosa che dà culto a Dio. Perché devo ascoltare il Vangelo? Perché io non lo so come si guarda la mia vita davvero. Lì trovo uno sguardo, il più autentico su di me. Perché il Vangelo non censura la nostra umanità. Se avessi scritto io i Vangeli, sapendo la diffusione, certamente avrei tolto qualche pagina. Ad esempio, tutta la storia dei tradimenti l'avrei tolta. È un argomento troppo facilmente attaccabile. Facili voi. Il vostro primo Papa è un traditore. Meglio prendere uno che queste cose non le fa, no? Un puritano. Sì, molto, molto meglio, molto finto. Il Vangelo non censura niente, fa dire delle cose ai discepoli che certe volte sono stupide. E dici, caspita, immaginate quando i due fratelli cominciano a ragionare tra di loro su chi si deve sedere di fianco a Gesù nella gloria. Non so, proprio discorsi da santi questi, no? Dice Gesù, queste sono le logiche del mondo, tra voi non sia così.
E tutti gli altri, questi, ma pure gli altri volevano la stessa cosa, ecco perché si arrabbiano, perché dice questi ci hanno fregato, gliel'hanno domandato per primo la raccomandazione, hanno mandato avanti la madre, perché era la madre dei fratelli a dire, Signore, quando tu siederai nella tua gloria, per favore questi due figli che sono tanto carucci, perché il Vangelo ci racconta questo? Non censura niente, perché siamo noi, siamo noi. Ogni tanto, quando mi capita di andare a predicare, scandalizzo qualcuno, perché vado a prendere dei passi del Vangelo, siccome, c'è qualcuno più buono di Gesù? Ditemi, più misericordioso di Gesù? No. Bene, però ci sono delle pagine del Vangelo dove, francamente, o fai finta di niente, o c'è qualcosa che non funziona. Ad esempio, c'è un passo del Vangelo dove Gesù sta camminando, e a un certo punto si avvicina una donna cananea, un'extracomunitaria, perché questo è il significato, e le dice, Signore, salva mia figlia, guarisci mia figlia, che soffre tantissimo. Sapete cosa fa Gesù? Non le rivolge nemmeno una parola. Aspettate un attimo, se è buono e misericordioso, come fa a rimanere indifferente davanti a una madre disperata? Noi, sapete, leggiamo questi passi facendo finta di niente, no? Dici, ma un po' si aggiustano le cose. Allora dice, vabbè, vado il versetto più avanti. I discepoli cominciarono a dire, Signore, esaudiscila, perché ci grida dietro? Immaginate che bella mentalità anche i discepoli, no? Non è, dice, peccata che sta soffrendo tanto, dice, ci sta facendo fare una brutta figura, esaudiscila, così ce la togliamo davanti. Allora finalmente Gesù parla e dice, non sono venuto per questi, razzismo puro, sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. E quella donna là, Signore aiutami, allora dice il Vangelo, le venne innanzi e le disse, Signore ti prego aiutami. Ah, finalmente Gesù l'ascolta, no, sentite cosa le dice, non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cani. Oh mamma, l'indifferenza, razzismo, insulto. C'è qualcosa che non funziona in questo brano, Cioè, Gesù misericordioso. E sentite questa donna. È vero, Signore, ma anche i cani mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei figli. E Gesù la guarda e dice, donna, è immensa la tua fede. Va, tua figlia è guarita. Ora, noi diciamo, ah, meno male, è finito bene. Eh sì, come spieghiamo le tre cose di prima? Ditemelo. Eppure è un'esperienza che tutti noi facciamo. È l'esperienza di pregare e di non sentirci presi in considerazione dal Signore. Quante volte uno prega e il Signore sembra che non ti rivolge la parola. Oppure, è una cosa orribile, è quando tu gli chiedi una cosa e ti accorgi che all'altro gliel'ha data e a te no, figli e figliastri, esperienza nostra. Oppure, andiamo ancora più avanti, ti senti come un cane davanti a lui, dici, ma è possibile che io devo chiederti e tu mi tratti così? Ma dov'è la fede? E saper rimanere nonostante certe sensazioni sbagliate che noi proviamo nei confronti di Dio, perché vedete, quel racconto racconta le sensazioni che noi proviamo ogni volta che ci mettiamo a pregare e sperimentiamo il sentimento dell'indifferenza, il sentimento dei figli e figliastri, il sentimento di essere maltrattati dal Signore. Chi è l'uomo di fede? È uno che, nonostante le sensazioni che prova, sta là e continua a pregare. Questa cosa fa dire a Gesù Cristo, guarda, è immensa la tua fede, perché tu hai capito che credere significa rimanere nonostante le facili emozioni. In questa parrocchia non succede, però in altre parti del mondo può succedere che uno viene all'adorazione eucaristica perché dice, io vengo all'adorazione perché mi sento una cosa, proprio mi sento... Scusa, quando non sentirei più sta cosa che dici tu, non vieni più? Di fatto no.
Perché quando uno poi non sente più niente, dice: guarda, io sono andato a pregare, però non mi dice niente stare là. Perché in realtà noi dalla preghiera stiamo cercando lo zuccherino emotivo. Ma questa può essere la fede? La fede può essere tirata col sentimentalismo? Vedete, il Vangelo ci vaccina da queste cose. Ma se tu sei disposto ad ascoltarlo quel Vangelo, se non sei disposto ad ascoltarlo, la tua fede è sentimentalismo. E i sentimentalismi sono così. Oggi sono Madre Teresa di Calcutta, questa sera sono Dottor Jake e Mr. Hyde, contemporaneamente, capite? Sono in chiesa e vorrei dare la vita, vado a casa e voglio uccidere i miei figli. Chi sei di tutta sta storia? Vedete le nostre onde emotive. E il Vangelo dice: guarda, tu non sei quello che provi, ricordatelo. Tu sei quello che scegli. Ti è chiaro? No, Signore, non mi è chiaro, ma ho capito che lì devo lavorare. Ecco il Vangelo. Non è uno che ti mette ordine nei pensieri. Dice: sono andato in chiesa, adesso è tutto chiaro. Quante volte uno va in chiesa e gli vengono in mente le bollette, le cose, dice: forse è meglio che non ero andato in chiesa. Perché stando in silenzio mi è ripiombato avanti tutta la lista delle cose che non vanno. Ma Gesù Cristo non ha mai detto che avrebbe fatto ordine nei tuoi pensieri, ma che ti avrebbe detto che tu vali di più di quei pensieri che stai provando e che non devi impaurirti. Punta su di noi, capite? Punta sulla nostra umanità. Questa è una cosa bellissima. Io di mestiere insegno filosofia all'università, no? Quindi non teologia. E quindi insegnando filosofia, i filosofi sono più esperti di domande che di risposte. Ogni tanto i miei studenti, quando io insegno metafisica, che proprio lo dico da solo, gli dico: guardate che certe volte siamo così efficienti che viviamo la vita correndo. E quando uno corre, arriva per primo, ma non si gode niente. Se uno mentre sta correndo gli lanci una scarpa e lo fai cadere e si rompe una gamba, sapete cosa succede? Che deve rallentare il passo, perché zoppica. Ma questo zoppicare gli fa godere il paesaggio, perché è costretto ad andare piano e dice: oh, sai, non mi ero accorto, io oggi sono venuto con un compino e mentre venivamo con la macchina c'erano queste colline bellissime. Siccome lui c'ha paura della polizia, io dicevo accelera e lui andava piano. Però grazie a Pino, che aveva paura della polizia, abbiamo visto queste colline meravigliose, gialle, verdi. A volte le cose brutte della vita ti costringono a rallentare il passo, ma ti costringono ad accorgerti di cose che normalmente tu non avevi mai considerato. C'è sempre una saggezza nelle cose che viviamo, una lettura sapienziale della nostra vita. Si può arrivare al punto di dire un giorno: meno male che mi sono rotta la gamba, che è un po' come dire: meno male che ho vissuto quella cosa orribile, perché senza di quella forse non mi sarei accorto di questo, di questo, di questo, di quest'altro. Questo è il cristianesimo, è un esercizio di attenzione, di gusto, di stile, è una capacità di guardare in profondità le cose, di riprendere in mano la nostra vita, non come fast food, non per arrivare primi, ma per gustare ogni singolo passo. Anzi, Gesù Cristo dice che non è importante vincere, anzi, si vince perdendo. Sapete cosa significa? Che tu vinci con i tuoi figli quando perdi tempo con loro, quando perdi salute per amore loro, quando perdi soldi per amore loro. È così che si vince, perdendo. Allora, tutto questo ti fa guardare in una maniera più grata i tuoi fallimenti, le tue perdite, e ti accorgi che forse non hai un valido motivo per cui sei così arrabbiato e infelice. Non ce l'hai. E forse invece c'è un valido motivo per essere grato, nonostante tutto.
È questa la cosa che non perdonano a noi cristiani, scusate, che non perdonano ai cristiani che funzionano. È questo senso di gratitudine nonostante tutto. Dice, ma questo, da dove l'ha pigliata sta cosa? Con tutti i problemi che c'ha. È una luce, è una letizia, è un essere lieti che non viene dal mondo, ma viene da quella presenza che vi dicevo prima, da quella parola sussurrata nel buio, che è un po' come la luce accesa, anche quando la luce è spenta.